Sì, oggi iniziamo con questa presentazione con un gruppo di donne che ci sono sembrate significative per la città e poi l'attività reale, che è quella che conta, inizia lunedì da Bettola e raggiungeremo poi altri paesi. È un primo tentativo di capire se questo approccio può avere un senso e un successo con le nostre pazienti. Camper arriverà nelle piazze dei paesi? Esattamente, nelle piazze abbiamo cercato ovunque delle collocazioni centrali, quando è stato possibile siamo nei paesi, nei giorni di mercato, proprio per agevolare in qualche modo l'afflusso alla diagnostica. Questa iniziativa è arrivata a causa della mancanza, forse, di sensibilità verso questo screening in particolare? Ma insomma, abbiamo da sempre un problema di un'arretratezza nell'adesione allo screening, agli screening in generale in provincia di Piacenza. Ma per noi, anche se fossimo al 90%, ne mancherebbero 10, perché il tumore della mammella è il tumore più frequente, colpisce una donna su 8 nel corso della vita e quindi abbiamo il problema di avvicinare il più possibile le donne per una diagnosi precoce, che è quella che garantisce in genere un'evoluzione più favorevole della malattia. Preso in tempo questo tipo di tumore, ci sono buone speranze che si possa risolvere. Abbiamo una percentuale di guarigione, proprio di guarigione altissima ormai, è uno degli elementi che determina l'evoluzione favorevole della malattia, è proprio la precocità della diagnosi. E molto spesso con le lesioni non palpabili è soltanto la mammografia che può garantire questa diagnosi.